Dopo l'episodio pilota di settimana scorsa, si entra nel vivo della Mars to October 2023. Benvenuti al primo vero episodio della modalità che porterà i Colorado Rockies, almeno si spera, sulla mappa della MLB. E la prima partita è contro i St. Louis Cardinals al Coors Field di Denver, Colorado. Ci focalizziamo su Alan Treco, uno dei giocatori per il quale dobbiamo fare una prestazione molto interessante per permettere a questi Colorado Rockies di compiere un buon avvio di stagione, arrivando al 50% di vittorie. E subito Alan Treco si dimostra un giocatore interessante con la validina a sinistra per il punto portato a casa del 3-2 contro Jordan Montgomery, che nella vita vera ha vinto il titolo. Valida importante per accorciare le distanze contro i Cardinals, squadra che nel gioco è ben quotata ma che nella vita reale in realtà ha deluso le aspettative. Il giro di mazza è molto solido e vediamo un'altra replica di questa situazione nella parte bassa del sesto. Altro giro, altro regalo, altra corsa verso casa. Alan Treco porta a casa il punto del 4-3. I Colorado Rockies mettono la freccia e sorpassano i St. Louis Cardinals in una partita che rende assolutamente protagonista il numero 13, uno dei rookie comunque di questa squadra. Molto interessante, protagonista in attacco ma anche in difesa contro il grande ex Nolan Arenado, contro di Nelson Lamet, uno dei lanciatori di rilievo di questa squadra, che lancia a casa base, palla in diamante, interbase raccoglie. Alan Treco assiste anche in prima dopo il gioco che si completa e di fatto la partita si conclude qui. Colorado vincerà il match, il punteggio finale sarà 6-3. Grande giocata difensiva anche di Treco, MVP della partita e missione compiuta, per citare altri titoli videoludici, in una modalità che non solo però si concentra sul baseball giocato ma anche sulla parte manageriale, ed è una parte molto interessante. Entriamo un po' nel vivo in questo primissimo episodio della Zero to Hero Challenge. Questa è la situazione dei Colorado Rockies dal punto di vista del ranking per i vari reparti, e su gran parte di essi i Colorado Rockies deficitano oltremodo, in particolare sui partenti, sui terza base, sugli interbase. Siamo letteralmente gli zimbelli della Lega, siamo ultimi. Quindi per cui andare a investire in questi ruoli sarà fondamentale, e qui possiamo scegliere quanti giocatori possiamo ovviamente provare a prendere. Qualche nome l'avete visto, sono nomi top di gamma, possiamo anche scegliere chi evidentemente cedere e anche chi lasciare qui in squadra. Treco è uno di questi, Cron uno di questi, Bryant è uno di questi. Con tutte queste premesse la stagione di Rockies prosegue e andiamo in una partita ancora al Coors Field. Il punteggio non è un errore, 12-12 contro i Pittsburgh Pirates, altra squadra derelitta della Lega, e Colorado ha la grande occasione per chiuderla nella parte bassa del nono, ma Jonathan Dazza batte questa palla sull'esterno sinistro. Andrew McCutchen la prende al volo e chiude la parte bassa del nono, e di conseguenza inning supplementari al Coors Field. O'Neill Cruz arriva a battere questa palla su Chris Bryant, che però non difende molto bene. Il punto del 3-2 è arrivato a casa, triplo addirittura per O'Neill Cruz, segno che evidentemente c'è da investire molto, e anche il fatto che i lanci non sono probabilmente corretti e molti giocatori sono discontinui, così come lo è questa difesa di Jurickson Profar, che è molto avanti rispetto a Andrew McCutchen. Approssimativa è anche la difesa di Jonathan Dazza, che incredibilmente non lancia, segno che l'input lag di questo gioco è veramente vergognoso. Inside the park home run per Andrew McCutchen, 15-12 Pittsburgh, segno che il gioco è veramente molto realistico. Cosa che invece è realistica è l'ingresso di David Bednar, il closer dei Pittsburgh Pirates, ma Colorado, due uomini in base, CJ Cron, e nel box di battuta lancio di Bednar, giro di mazza di CJ Cron, lunga e profonda tra centro e sinistra, ed è fuori campo di CJ Cron, 15 pari. Non è una partita di tennis ma è la parte bassa del decimo, e il Coors Field esplode per il pareggio dei Colorado Rockies in una partita che ha dell'irreale. Abbiamo parlato prima di come c'è da investire sul mercato, su partenti, terza base e interbase. Il prima base è uno dei pochi ruoli che Colorado ha veramente buoni. CJ Cron si dimostra un giocatore spaziale e fondamentale per questi Rockies. Rivediamo il lancio di Bednar, che rimane basso in mezzo. La splitter di Bednar viene impattata e spedita a 430 piedi oltre le recinzioni del Coors Field.
ed è 15 pari. Ripeto, non siamo agli US Open, siamo al Crossfield di Denver, che però deve assistere all'altro punto dei Pittsburgh Pirates, singola sinistra che porta a casa il punto del 16 a 15, ma non arriva quello del 17 a 15. Brian Reynolds, che ovviamente non è Deadpool, viene eliminato a casa base dalla grande difesa dell'esterno sinistro dei Rockies, e di conseguenza si arriva nella parte bassa dell'undicesimo con Alan Trecco, protagonista nella missione precedente, che qui impatta una palla oltre gli interni, che scavalca anche gli esterni da un certo punto di vista. Non rischiamo il gioco sulle basi, che come sappiamo è veramente vergognoso. 16 pari, partita quasi di football, mi verrebbe da dire. Invece giochiamo a MLB The Show 2023. Jonathan Dazza, la chance per chiuderla, la chance arriva, valida a sinistra, è un doppio per Jonathan Dazza, arriva il punto del definitivo 17 a 16 e i Rockies vincono una partita clamorosa, rimontando più punti, arrivando al secondo supplementare e vincendo in walk-off 17 a 16, il punteggio finale 33 punti in una partita, cose meravigliose. E questa partita incredibile ci dà l'opportunità di arrivare a un momentum pazzesco e lanciare i Rockies verso una classifica che adesso vediamo che si compie nella partita contro Arizona, che nella vita reale è andata in finale di World Series e le ha perse. In questo gioco è addirittura ultima con un record da Colorado Rockies, 7 vinte, 21 perse. L'obiettivo è sweepare la squadra di Madison Bumgarner e compagni. Siamo sotto 2-1, ma Eleuris Montero decide di pareggiarla così. Fuori campo del 44, due pari nella parte bassa del settimo, palla che si perde oltre le recinzioni del Coors Field, che festeggia una partenza comunque shock di questi Rockies, che sono ampiamente sopra il 50% di vittorie e con sole 4 partite .5 di distacco dai Los Angeles Dodgers. Montero intanto mette il pareggio ed è 2-2 al Coors Field, festeggiano tutti i Colorado Rockies. Rivediamo, lancio di Matt Baum viene impattato molto bene da Montero, un lancio che rimane letteralmente in mezzo al piatto e il 44 mette il fuoricampo del 2-2. Arizona dunque potrà evidentemente soccombere, la risposta è ovviamente no, perché su un errore di Bird arriva la vaida di Nick Ahmed, punto del 3-2 che entra, e di conseguenza Colorado ancora una volta si ritrova a rimontare contro una squadra che in questo gioco è veramente la barzetta della National League West. Non lo è invece Christian Walker, che castiga Brent Suter, palla che si perde oltre le recinzioni, il fuoricampo del 4-2, settimo fuoricampo della stagione per Christian Walker, e Arizona in modo abbastanza inspiegabile rischia di evitare lo sweep. E attenzione, perché Arizona è una squadra temibile anche nel gioco, così come è temibile in realtà Alan Trecco, che è il pinch hitter contro lo sceriffo, Andrew Chafin, il closer dei D-backs. Lancio di Chafin, giro di matto di Trecco, è un pop che va in zona di foul e Christian Walker si inventa un numero da circo che non era assolutamente necessario. Presa della Madonna da parte di Walker, che fa questa roba qui eliminando Trecco e ponendo fine di fatto alle speranze dei Rockies. Il giro di mazza però arriva ed è quello buono. Ezekiel Tovar spara una palla tra esterno centro e sinistro, la corsa sulle basi però si incarta, sia il corridore precedente che Tovar vanno in seconda, c'è l'eliminazione e complice un gioco sulle basi tremendo. Arizona vince 4-2 con 13 valide, una squadra che non aveva praticamente vinto niente, ci ha praticamente asfaltati. La perde Jake Bird, la vince Madison Bumgarner, ma il momento della squadra è freddo e in questo momento andiamo al City Field di New York. Si gioca contro i Mets, la squadra per cui tifo, la situazione è ancora più critica rispetto alla partita precedente. 5 a 4, parte bassa del decimo, c'è Pierce Johnson, il nostro closer, che deve limitare Pete Alonso, ma non ce la fa. Base per ball, e nell'inning supplementare ricordo che per regolamento si parte con un corridore in seconda di default. Il prossimo battitore è Lindor, che però alza una palla in zona di foul. Alan Trecco, protagonista assoluto di questo video, effettua l'out. Dunque prima eliminazione per i Mets. Prossimo battitore Brandon Nimmo, strike out, e Pierce Johnson è un out dalla salvezza lunga e dal riportare Colorado alla vittoria per confermare un clamoroso secondo posto in division
Eduardo Escobar gira, Treco raccoglie ma perde l'impugnatura della palla, l'assistenza non è in tempo, salvo Eduardo Escobar, tutti salvi, basi piene, errore attribuito a Treco e la tensione sale ancora una volta al City Field. Marcagna è la speranza della vittoria dei Mets. Pierre Johnson lancia, ma è strikeout. È ball game al City Field. I Colorado Rockies si salvano in qualche modo. Nona salvezza per Pierce Johnson, una delle garanzie di questa squadra. E arriviamo con un triplo momento positivo nel prossimo step della March to October 2023. Fine del primo episodio, ci vediamo settimana prossima con il terzo. Il saluto da parte di Matthew Torgard.